ricevuto l'incarico di realizzare le stazioni della Via Crucis che verranno posizionate nel sentiero che va da Magno a San Bartolomeo. È stata una lunga realizzazione e tramite incisione laser ci sono stati vari test a partire circa da gennaio su vari materiali, quindi siamo partiti dal legno, poi passare all'acrilico, infine abbiamo deciso di realizzarle su lastre di acciaio inossidabile di 2 mm. In modo che fossero resistenti agli agenti atmosferici. Ogni lastra è realizzata appunto tramite incisione laser, quindi si parte da una progettazione tramite computer e questa poi viene inviata al laser che appunto incide il metallo. In questo caso, essendo acciaio inossidabile, il processo è un po' più particolare nel tecnico. Il laser vaporizza lo strato iniziale della lastra. E questa si ossida internamente e poi si riforma uno strato appunto di cromo dell'acciaio inossidabile. Questo è un processo che per come è configurata la mia macchina richiede parecchio tempo, quindi per ogni lastra ci vogliono circa 20-25 ore, dipende dall'immagine, da quanto è chiara o scura l'immagine, e appunto quindi è una realizzazione che è durata più di 3 mesi. A breve verranno quindi installate e poi ci sarà un'inaugurazione. Inaugurazione delle Via Crucis domenica 16 giugno nel primo pomeriggio. Questa idea della Via Crucis era nata 10 anni fa e poi per problemi logistici e vari problemi è stata un po' abbandonata, ma con l'arrivo di Don Piero ci siamo ripresentati assieme a prima Rosa Rizzini. Presentando appunto questo nostro progetto delle Via Crucis presso il santuario di San Bartolomeo e l'ha accolta con molta soddisfazione e partecipazione. Abbiamo chiesto tutti i permessi relativi al posizionamento dei pali della Via Crucis e abbiamo chiesto ai parrocchiani di Magno se grazie anche al loro contributo sono stati volenterosi e ci hanno donato parecchie, hanno fatto parecchie donazioni. Quindi ci ha dato la possibilità appunto di realizzare questo nostro progetto che verrà appunto realizzato e installato tramite una processione che avverrà appunto il domenica 16 giugno.